banca centrale si sta rendendo conto che a interessi zero le banche non vanno a prendere i soldi, ossia non vanno a chiedere i soldi a interessi zero. Allora la banca sempre centrale europea, gli amici nostri su Franco, dove stanno in Germania, Francoforte, hanno inventato adesso il TLTRO a interesse negativo. In poche parole, tu banca che puoi accedere a quei finanziamenti, vai lì a prenderli, ricevi lo 0,4 o anche lo 0,5, lo 0,6 di interesse dalla banca centrale. Praticamente ti dai i soldi, ti presta i soldi e ti dà un interesse su quei soldi che tu prendi. Fantastico. Ecco, questo da giugno parte. Allora, come le notizie poi non possono rimanere isolate o sconosciute, ecco, stasera adesso è un motivo in più perché le banche che sono, come si chiama, clienti, chiamiamolo clienti, che sono azionisti della BCE, che non riprendono i soldi a interessi zero, perché stanno aspettando i nuovi soldi. Interesse negativo. Se non sarà manco sufficiente questo per far bere il cavallo che tu lo porti al fiume non vuol bere, ci farà un'altra manovra. Sai qual è questa manovra qui? No. E questa qui viene da un certo Milton Friedman che tu conosci, che a suo tempo aveva teorizzato la elicottero, la moneta dall'elicottero, money. Praticamente è una distribuzione a pioggia di denaro, ma distribuita gratuitamente a titolo come dovrebbe essere. No, ma adesso scusa Sandro. Allora, tu hai letto questo articolo di Libero, appunto sugli interessi dell'altro giorno, ma le finalità di questa operazione... Per far riprendere l'economia, perché i consumi sono fermi e siamo in deflazione. Ma scusa... Sta durando da troppo tempo. Ma chi ci ha portato? Come il Giappone. Ma scusa, ma non è la loro politica che ci ha portato a questo? Vedi che l'animale collassa. Bisogna vedere se poi questa trasfusione fatta all'ultimo momento è just in time oppure fuori tempo. Ma allora fammi dire, perché prego. Ha sentito l'articolo. Ecco, questa è veramente una cosa per noi altri, insomma, una cosa veramente così, insomma, buffa, chiamiamola buffa, guarda, questi qui come la pente. Oltretutto, questa distribuzione di moneta a titolo gratuito, come sai, il salario sociale, il minimo di reddito, quello che dicevo pure Ulrico a suo tempo. Sì, il reddito di cittadinanza, dicevo Ulrico. Sì, il reddito di cittadinanza, quello che dice pure il Grillino, eccetera. Certo che soltanto che il Grillino dice che il reddito di cittadinanza non deve pagare lo Stato. Invece, in questo caso, con moneta debito, mentre invece Auriti lo diceva con moneta non a debito, ovviamente. La Finlandia e l'Ontario già lo fanno. Ecco, vedi che le notizie, che poi stranamente queste notizie non vengono fuori, come se ci fosse una specie di congiura per non parlare di certi argomenti. Certo. Certi argomenti non fanno comodo. E la stessa cosa farà il Giappone, però lo farà non distribuendo a titolo gratuito moneta, ma dando dei voucher, dei buoni, dei cose che devono essere per forza spesi per comprare della roba. Non possono essere desaurizzati, ossia non li puoi portare in banca per risparmio. Ok, vanno destinati ai consumi, insomma, ecco. Prego? Vanno destinati ai consumi. È una festa che non suona, sì, ossia il denaro si sta a circolare, è un disastro. No, ma la cosa, Sandro, scusa. Auriti che diceva a suo tempo, diceva allora,
quando c'è necessità di mettere nuova moneta perché cresce il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese aumenta, devi aumentare necessariamente la quantità di moneta che circola, la massa monetaria. Sì. Benissimo, sono la moneta, sappiamo tutta la storiella, eccetera, 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 vale per convenzione, siamo noi che diamo valore, cioè deve essere distribuita a chi? A chi la utilizza, a chi l'accetta, a chi la fa girare. Ecco, però prima di arrivare nelle tasche dei cittadini, tutti, senza esclusione, diciamo, questo c'è un reddito più basso, quello c'è un reddito più alto, perché volete dire, tanto poi con le tasse il reddito più alto più basso, ci sta un prelievo più alto, poi ci sta un prelievo più basso, però per tutti quanti uguale, una cosa così. Però prima bisogna tenere, far rimanere nelle tasche dello Stato, che a quel punto lì è lo Stato che ha la sovranità monetaria, i soldi che servono per le opere pubbliche, per tutte le necessità, che la spesa pubblica sono quello che è. Poi un'altra quota ci dà il famoso reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza l'ha inventato voi, che sono le leggi di articoli dell'alternativa di 100 anni fa, ci sta scritto. No, ma io tra l'altro sottolineavo che quello che dicono i grillini, parlano di reddito di cittadinanza, ma è un reddito con moneta esatto, quindi voglio dire, l'hanno chiamato con lo stesso nome, ma è qualcosa di diverso, ma è una roba diversa. Certo, però Sandro, scusa, io insisto, sono un testardo, tu lo sai, a me le cose... Allora, se noi siamo arrivati a questo punto è per una politica che è stata studiata a tavolino per condurci appunto in questa situazione. Mi sembra una cosa un po' irrazionale che chi ci ha portato in questa condizione adesso possa fare delle operazioni che vanno a vantaggio... quella del finanziamento solo alle imprese, addirittura agli interessi negativi, minimo 0,4 gli interessi se tu vai a prendere i soldi. Non solo, ma l'ha detta pure un'altra, adesso mi è tornato in mente che c'è stato 0,4, addirittura dei bond, delle obbligazioni, che le imprese, le industrie possono andare direttamente dalla banca centrale, tramite le schiave, a farsi finanziare con questi soldi, se proprio con le banche non ci si riesce. Sì, ma questo vuol dire che c'è già una selezione a monte, cioè può andare a farsi, tra virgolette, finanziare chi presenta una certa... No, capisci, voglio dire, non è una cosa che va a pioggia. Sandro, scusa, però che è già capitato che ci sono due paesi, ma siccome dice sono numeri, ci sono poche persone, la Finlandia, l'Ontario è una regione, è grossa, è una regione popolata Scanada, perché Scanada complessivamente non so quanti milioni di abitanti sa, e l'Ontario è una frazione del Scanada. E già lì si verifica questa distribuzione di moneta. No, volevo semplicemente dire che siccome noi conosciamo i nostri polli, questa operazione io mi chiedo realmente a che cosa è destinata, a che cosa comporterà, come avverrà esattamente questi finanziamenti. È caduta la linea. La mia domanda, Sandro, è questa, ma ripeto, questo è quello che dicono, poi bisogna esattamente verificare che cosa accadrà, come verranno questi quattrini, chiamiamoli quattrini, anche se sono creati dal nulla, quindi moneta falsa, come verranno erogati, a chi? Non è moneta falsa, perché una volta che va in circolo la moneta diventa reale. Sì, sì, quando va in circolo sì. Quando noi lo accettiamo sicuramente, ma quella che loro creano è moneta falsa, noi la rendiamo vera. Cioè. Quando che fanno loro,
c'entrano nulla, sono simboli senza nessun valore. Esatto, che esatto. In pancia loro. Ecco, questo ribadiamolo sempre perché è importante. No, questo è importante. Ecco, ma esatto. Dirlo, ecco, perché così la moneta, chi la crea non c'è da nessun valore, il valore va da chi l'accetta. No, ripeto, io le domande che mi pongo sono sempre quelle, sarò ripetitivo. È come noi per esempio organizziamo un evento, sì. Un evento che è a pagamento, e noi diamo la commissione alle tipografie per farci i famosi biglietti, no? Sì. E noi ci mettiamo con un biglietto che costa 50 euro, 100 euro, quello che è. Ecco, per questo siamo noi organizzatori che poi utilizziamo questi biglietti e abbiamo poi incassato quel valore lì. La tipografia ci ha messo carta in giostro. Sì, no, ma tornando. La tipografia è come se la tipografia dopo si appropriasse di tutto il valore, è lei, no? Sì. Comunque, tornando a questa operazione, sarà da seguire per verificare esattamente che cosa accadrà al di là delle dichiarazioni. Al di là dei titoloni o meno sui giornali, perché titolone, ma sul Libero c'era, poi non so se altri giornali lo riportavano e come, perché non lo so, perché c'è stata proprio una reticenza, l'hai notato pure tu, quando si deve parlare di moneta c'è una reticenza enorme. Lo so. Allora vedi che c'è qualcosa di strano. Tu che hai conosciuto molto bene Aurite, sia a livello, voglio dire, di insegnamenti, sia a livello privato, perché eravate anche ecco, Aurite cosa avrebbe detto di questa operazione, Sandro? Aurite avrebbe detto questi si stanno cacando sotto, allora naturalmente devo intervenire in maniera drastica, pesante, nel senso che devo ricominciare a fare quello che bisognerebbe veramente fare quando si crea moneta. Ascolta, la moneta si crea dal nulla e ci si indebita, chi la prende? Allora, non può essere invece che ci sia stata una sorta di accelerazione in certi fenomeni e questi invece hanno bisogno di tempo, quindi questa operazione servirebbe semplicemente a guadagnare altro tempo in attesa che altre cosine che devono sistemare siano a posto. Ti faccio l'esempio, è stata praticamente soppressa l'arma dei carabinieri, quindi arriverà l'Eurogentfor. Una situazione economica di tipo quasi esplosivo, quando ancora... Sì, è stata soppressa, quindi non so cosa faranno, probabilmente saranno simili a vigili urbani, roba del genere, insomma. Allora, non è più un reparto no, perché se anche saranno anche utilizzati ancora per qualcosa, ma probabilmente saranno sotto l'Eurogentfor, la quale non risponde a nessuno. Ecco, esatto, quindi vuol dire che probabilmente a livello economico, finanziario, industriale, commerciale, c'è stata un'accelerata in termini di crisi, quando ancora altre cose non sono a posto, quindi con questa operazione loro ritarderebbero o rallenterebbero un po' questi fenomeni di crisi che sono veramente dirompenti, in attesa di aver sistemato altre cosettine per poi ovviamente sopprimere eventuali, che ne so io, proteste, sì, per esempio, eccetera. Queste infatti sono sempre manovre temporanee, ecco. Non sono strutturali, capisci? Sono poi stabili, ecco. Che rimane sempre così, ecco, no? Bravo, quindi non sono strutturali, mentre invece l'emissione di moneta a debito è strutturale, mentre invece l'assenza esatto. Come per esempio con la Germania è diventato un dogma la storia della cosa, della paura dell'inflazione. Quando invece stiamo morendo di deflazione. Certo, certo. Ma questi seguitano i tedeschi in perpetuo, che non lo so, perché forse ci avranno qualche modifica genetica sul codice genetico dei tedeschi dopo la Repubblica di Weimar, con tutto il disastro che è successo, sapete che c'è stata una
modifica. Beh, che sia un popolo particolare, questo lo possiamo anche dire. Sì, comunque, comunque è successo perché hanno questo terrore, perché proprio è irrazionale, certo. Il terrore della cosa. Io alla fine, siccome non sono un irrazionale, sono una persona abbastanza razionale, ho detto, ma non è che è strumentale, la cosa è che l'economia loro comunque marcia molto meglio di tutte le altre, sì, dei concorrenti europei, e approfittano di questa situazione di forte disagio dovuta naturalmente agli strumenti finanziari, monetari, eccetera, per far fallire o rendere sempre più inabili i loro concorrenti. Certo. Va bene, Sandro, va bene. No, 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 certo, è così, è così. È uno comunque. Weissmann subito ha tirato su lo scudo, dice assolutamente non si può fare una cosa di questo genere. Quello che sta, quello, ma non voleva far fare nemmeno il quantitative easing, tantomeno il TLTRO, niente di tutto questo. Certo. E addirittura questi stanno pensando alla l'elicottero, la moneta dall'elicottero. Sì, di quel simpaticone di Friedman. È stato Milton Friedman che l'ha teorizzato, sì. Quando proprio l'economia in un paese non va perché i consumi non si sono fermati, questa situazione qui aveva previsto, dice allora alla fine si può fare una distribuzione a pioggia di moneta. Vabbè, intanto io ti ringrazio di questa notizia, direi di tenere sotto controllo questa cosa, l'evoluzione. Io per principio non mi fido di questa gente, non mi fido di Draghi, non mi fido della BCE, proprio per principio, ma ovviamente sappiamo perché, ci sono delle ragioni, non è che sono principi buttati là per caso, però è importante osservare esattamente che cosa accadrà. Ripeto, a livello strutturale non cambia niente, è un'operazione. Se questi fanno un'operazione ci sono delle ragioni, apparentemente sembrerebbe che questo vada a beneficio della cosiddetta economia reale o a beneficio della gente, ma io ho sempre le mie perplessità, quindi bisogna seguirla da vicino e vedere esattamente come questa cosa... Prego. Però se è così ma indirettamente va sempre a beneficio poi della finanza, perché la finanza con i suoi strumenti, che noi parliamo di banca centrale, ma la banca centrale tu lo sai che rappresenta forse nel 5% di tutta la creazione monetaria. Esatto. Poi, tutti gli strumenti finanziari, i cosiddetti le ingegnerie, tutti questi tecnicismi strani, e allora è finita, insomma, questo che la banca centrale conta per poco, però è uno strumento formidabile per tenere sotto controllo la circolazione monetaria. Va bene, siamo partiti facendoci gli auguri e siamo arrivati immancabilmente alle banche. Sì, ma io ho approfittato dell'occasione perché quando è stato l'altro giorno, l'altro ieri, l'ho detto a cosa? O ieri, se non mi ricordo, ieri, sono andato a Ugo Di Nicola. Ah, ho capito, sì, Ugo Di Nicola, sì. Che questo non aveva, aveva letto qualcosa, ma non... Ci stava di più sull'articolo, stranamente, di più sul Libero che, sai, su internet, questi siti che io non ci vado, insomma, non manco so come si chiamano, perciò non è che perdi molto, quindi, va bene, allora, io ti faccio ancora gli auguri. Ci vediamo la sera. Sì, ci vediamo, sicuramente, come avevamo già concordato, perfetto. Grazie Sandro, stai bene. Grazie. Ciao.